alla Chiara Vurini su queste immagini di fine gennaio in quel di Cisano, durante la loro settimana di Don Bosco con molti ragazzi, il lancio appunto di questi palloncini che sono saliti in cielo in una bella giornata, era il 31 di gennaio. Allora la Chiara Vurini mi racconta di come sia stato contattato a inizio febbraio di questo mese il loro Don Enrico, curato di Cisano, che da un turista belga che era in Tunisia ha ricevuto una lettera in cui gli dice di aver ricevuto il loro messaggio. Pare anche siano stati contattati da un giornale, da una rivista della Tunisia, perché l'evento è abbastanza singolare. Potremmo ricostruire certamente i 1000 passa chilometri che ha compiuto, probabilmente con una bella ventilazione da nord, perché solo in questa maniera si può arrivare rapidamente oltre il Mediterraneo. Vuol dire che erano anche palloncini di ottima fattura, perché se non sono scoppiati in tutte le ore che ha viaggiato, vuol dire che era gomma di ottima qualità. Questo per dire di come la meteo sappia fare anche queste piccolissime sorprese.